ragazzi, benvenuti qui sul mio canale. Come sempre Drake vi parla. Oggi siamo qui tornati sul canale con l'amore mio, la mia futura serva di casa. Oggi, a grandissima richiesta, dato che sta uscendo il collegio, faremo una bellissima reazione. Intanto i provini. Poi, se volete un bel bombio passi con le presentazioni dei candidati, dei ragazzi e delle ragazze, raggiungiamo 15.000 like e la porteremo subito. Prima di iniziare, dato che siamo una famiglia e Drake vi dà sempre tanti consigli, vi voglio parlare di un sito barra app che ho scoperto che ci fa risparmiare tantissimo sullo shopping online. Si chiama Letyshop ed è un sito di cashback. Cosa significa? Che quando andate a fare un acquisto vi verrà tornato indietro una percentuale di soldi spesi per quell'acquisto. Questo significa che praticamente ogni volta che fate un acquisto su ASOS, su AliExpress, su Shein, che Dalil ovviamente impazzisce quando ha sentito questa cosa, ha iniziato a comprare come una matta perché già pagava poco, poi ritornano pure indietro i soldi, immaginate un po', vi tornano indietro questi soldi. E ciò funziona su 2000 siti, se non di più. Basterà registrarsi su Letyshop e una volta registrati avrete questa schermata con sopra tutte quante le categorie: elettronica, elettrodomestici, abbigliamento, di tutto e di più, e sotto tutti quanti i negozi dal quale potete acquistare. Per esempio, prima parlavamo di Shane, avremo il 5% di cashback. Una volta cliccato andiamo su vai al negozio, ci renderizzerà direttamente sul sito online e il pulsante che vedete con scritto attivato sopra significa che il cashback è attivo e quindi quando andate a fare l'acquisto i soldi vi verranno tornati indietro. È molto molto semplice. Quindi se volete risparmiare anche voi facendo acquisti online, andate in descrizione, andate a scaricare l'applicazione oppure l'estensione dai siti browser. Inoltre, per quelli che si registrano adesso, avranno un account premium per un periodo dove potete ricevere addirittura il 30% di cashback. Quindi vi lascio in descrizione tutti quanti i link e passateci. Detto ciò, noi possiamo finalmente iniziare con le reazioni ai provini, anche se non dovrei essere tanto contento perché immagino il livello di quest'anno. Che cosa ti aspetti da questa edizione di provini? Io sovrappensiero. Cosa mi dovrei aspettare? Non lo so. Sono Sumaya Ganoni e vengo da Limbiate. Ok, Milano. Mi chiamo Francesco Miantinori, vengo da Napoli. Napoli. Luca Zigliana e vengo da Zanico. Sono Ilenia e vengo da Valle del Cano. Campania e Lombardia praticamente. Il passato remoto è il verbo rimuovere, che Dalila sicuramente sa. Io rimuovevo. Cosa ha detto? Io rimuovevo? Essi rimuovero. Essi rimuovero. Noi rimuovemmo, voi rimuoveste, essi egli rimuove. Egli, all'ultimo egli, vabbè. Rimuova. Scusami perché con i verbi sono un po' litigato. Si capisce. Un po' tutti, diciamo. Chi uscì sconfitto la battaglia di Waterloo? Bella domanda. L'Italia. L'Italia. Aspetta, però guardo con quale faccia lo dice. L'Italia ha vinto solo a... ai mondiali ha vinto 2006, Berlino. No, no. Quella... ma in Waterloo sono i francesi. No, ma anche 10. Vabbè. Diciamo l'Italia. L'Italia. Ha sempre perso. Sì, Gerry Scotti. Sempre. Diciamo l'Italia. Accendiamo? Accendiamo. Boh, queste cose c'entrano sempre francesi, inglesi, queste cose così. Sì, è detto queste cinesi. Cose vincono sempre francesi, inglesi, cioè non ci ha sottovalutati. Ah. Tu sei una connazionale? Tu non devi cantare l'inno dell'Italia ai mondiali, sappilo! Quali sono le principali cause del riscaldamento globale, tesoro? Ma perché devi fare a me? No, sta accadendo proprio per persone come te. Che ignorano questa cosa, amore. La ignori tu. E il mondo cade a pezzi. Mentre il mondo cade a pezzi, Dalila si fa i suoi cazzi dalla mattina alla sera. La spazzatura. Gli iceberg. Titanic. L'inquinamento. Anche tipo lo scoraggio delle mucche, mi sembra. Che cosa hai detto? Dai, ma io non so se prendere sul serio. Lo scoraggio delle mucche. Che cazzo c'entra? Mettetegli un tappo al culo a tutte le mucche perché sennò ci sarà il riscaldamento globale. Che cazzo vuol dire? Per colpa dell'inquinamento si sciolgono pure gli iceberg. Sicuramente ci saranno industrie in Alaska, tipo, no? Stanno lì vicino, tutto quel fumo. Io non ho capito. Io non voglio capire, che è diverso. Passiamo avanti. Sono Alessandro Andreini e... che cazzo? Mi chiamo Aurora Vanessa Morabito. Ho 17 anni e vengo da Savona. Figa. Mi chiamo Francesca Ferrante e vengo da Lucita in provincia di Foggia. Mi chiamo Mattia Mancolongo e vengo da Bologna. No, ma io non capisco perché parlano in questo modo tutti quanti. Che cazzo ridi? Esiste. Esiste, no. Si trova a sud-est della Croazia, a sud-est della Bosnia e Erzegovina troviamo il Montenegro.
Lui è quello bravo della classe. Dall'altra parte dell'Adriatico, quindi Croazia. Secondo te se entra al collegio gli ritagliano i capelli? Spero di sì. Chi ha ucciso l'uomo ragno? Chi sia stato? Non si sa. Forse quelli della mafia, forse all'università. Disputato. Ma infatti è da Infinity Wars, hai capito che è stato Thanos, ma secondo gli 883 chi sia stato non si sa. Questo bambino è un genio e mi è stato un po' sul cazzo, però è un genio. Forse quelli della bara o... Stavo dicendo della mafia anche lui all'inizio. Della bara? Quale bara? Cos'è il razzismo, amore? Dai, Cree, non dai, oh, cos'è il razzismo? Ma non è una domanda difficile! Quando si discrimina una persona... parte del mondo diverso. Ma no, di razza diverso, quale parte del mondo? Mi sembrava brutto dire razza. Allora, il razzismo quando una persona discrimina un'altra persona che magari ha delle caratteristiche fisiche diverse, tipo... Cioè, uno se è nano praticamente non deve discriminare perché è razzista. Cosa, in che senso? È una forma di discriminazione per la quale si offende... Si mette ansia. Persona di razza che viene sono persone che hanno una mente chiusa, persone che non capiscono. È proprio l'ignoranza del mondo ad essere razzismo. Cambiamo un gruppo di persone, per favore. Carmelo Vaccaro. Sono la Ciccia. Sono Davide Costantino. Mi chiamo Maria Teresa Cristini. Dove si trova l'Etna? Ah! Questa non la posso sbagliare. Dove si trova l'Etna, amore? In Reggio Calabria. Ah, bene. Sì, la nostra terra. Chi sbaglia odierò a morte quella persona. Bicicchino. Non è che abbiamo tutti questi grandi monti, montagne. In Calabria. Lui era serio però. Etna, in Sicilia. Stavo per indicare pesci. L'Etna si trova in Sicilia. Che domanda è questa? Vediamo se le prossime pure sbagli. Testa di... Degli stilisti. Che vestito hanno fatto? Il sono problema è che sono seri. Degli stili... Ma a scuola... Non urlare. Che erano due dottori. Però a stile, quindi la possiamo perdonare. No, non la perdono perché non sono dottori, due magistrati che combattono la mafia e sono due membri importanti. Che hanno combattuto contro la mafia. Sono stati, sono delle vittime di mafia. Sono i miei eroi, quelli di, cioè, sono i miei idoli. Idoli. Sono i tuoi idoli. Idoli, io da piccolo come idolo avevo Ronaldo, non è che... Però... Per... cioè, circoncidere su un foglio. No, no, circoncidere ha detto, no? Mamma mia, io spero che questa persona non entra, per favore. L'ignoranza nel cervello mi sta entrando. Passiamo avanti. Andrea Di Piero. Elisa Pasca. Lucio Duceschi. Che da Mambuletto. Summer. È uno. Autumn, winter, summer and... L'ultimo! Spring. Oh! Non mi ricordo. Autumn, estate, non so come si dice, estati. Ah! Estati. Estati? Estate, ma che cazzo di... Aia, stai facendo male! Estati. Ma pure mio fratello che è proprio ignorante, ma ignorante tantissimo, sa che, che è summer. Boh. E poi copriti. Scostumata. Ma tu che cazzo guardi? No, ma è lei che si fa. Non oso immaginare al bombo passi cosa succederà, porca puttana. Primaveri. Per favore, non voglio più vederla. Cambiamo persone. Primaveri, non... Ciao, sono Luca Totaro. Sono Mamma di Cissoco. Rebecca Mongelli. Filippo Campani. Mi chiamo Andrea Prezioso. Il mio cosario me lo leo. Chi è Ambra Angiolini, amore mio? Tu che la conosci, per favore. Non lo so. Una scrittrice. Sì. E ha scritto le minchiate che sparo dalla mattina alla sera. Un uomo storico. Va bene che non sai chi è. Ma Ambra non mi sembra il nome di un uomo. No, io quest'anno muoio veramente. La prima donna ad andare sulla luna. Mi chiamo Riccardo Ronca. Sono Ettore Ferrini. Mi chiamo Antonio Russo. Sono Gina Matera. Quando appunto devi prendi una persona e infraganti, cioè. Ma che cazzo stanno dicendo? Chi lascia la strada vecchia per la nuova fa una grande minchiata. Sì, ma non è così il detto. È un fesso. Sa cosa perde ma non sa cosa trova. Siamo lì. Fatto bene.
Sì, sconfiggendo Don Rodrigo alla fine. È risorta dopo 3 giorni, lei. Chi? Forse ti stai confondendo con Gesù Cristo. Forse, eh? Il Don gli disse, io lo amo, gli diede una pozione che la faceva morire per 3 giorni. Pozione? Ma, sì. Ma questo che si è guardato Biancaneve? L'altro, o era lui? Lui. Sveglia. Lei, affranta, triste, si uccise. Ed esplose. Lui dopo 3 giorni si svegliò e disse, ah cazzo, non c'è più. Mi chiamo Linda Bertollo. Mi chiamo Victor Tango. Mi chiamo Marco Grivellini. Mi chiamo Andrea Federico Latorre e vengo da Catania, Sicilia. Catania. Ciao bello. Uno di Catania almeno. Vabbè, che ci vuole una domanda. C. C. O. O. L. L. U. T. T. O. R. I. O. Oh, bravo. Catania. C. O. L. O. Colo. No, L. U. R. T. O. Colurto. Colurto. L. L. U. T. T. O. Colluttorio. Colluttorio. Mamma, colluttorio. No, ma non vedi colluttorio, per favore. O. Sono forte. Poi se la mela pure, comunque sono forte. Hai non sbagliato. Sulla luna stanno così, quindi è... Cosa? Quando? Sì. Il sole si sovrappone alla luna. Allora, c'è sta la luna. Sì. Praticamente un tot ogni non mi ricordo quanti anni. Ma che cazzo sta facendo? Che balletto sta facendo? C'è la luna, va davanti al sole e oscura. In questo momento vorrei oscurare la vostra luce, spegnervi e non vedervi più. Ed è proprio quello che farò. Perché non ho più voglia di vedere, onestamente, questi provini. Ho già visto abbastanza. È stato un po' tragico, ad essere sincero. Però vi sia piaciuto. Vi ricordo che a 15.000 like faremo il Bombio Passi. Noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video con tante news. E niente, raga, qui da Drake è tutto. Bene. Sei cali, 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 cali